di Martignano. Porgo il saluto e il benvenuto agli autorevoli ospiti che sono intervenuti a questa iniziativa che abbiamo l'onore di accogliere in questa nostra struttura, recuperata e rimessa a nuovo da poco, grazie a un intervento dell'ambito. Abbiamo avuto un finanziamento da 350.000 euro e quindi ci ha permesso di recuperare tutta la struttura. Ringrazio quindi tutte le autorità presenti, i rappresentanti delle istituzioni territoriali, i colleghi sindaci e dell'Università del Salento. Ringrazio l'amico Luigino, esperto di organizzazione degli enti locali e già sindaco di Martignano, per aver promosso questa iniziativa che prevede la presentazione di un testo di grande attualità e di interesse sia per gli operatori degli enti locali che per i cittadini, perché fornisce una chiave di lettura del fenomeno associativo tra gli enti locali, da cui può e deve nascere una prospettiva di sviluppo per le nostre comunità, soprattutto per le più piccole. Si tratta di un testo che esamina due esperienze di gestione associata, di servizi e funzioni, molto forti e storicamente radicate nel nostro territorio, sia la Grecia Salentina che l'Unione Ionica Salentina. Infatti sono tra le prime realtà che la nostra provincia ha visto maturare ed ancora oggi sono un riferimento importante per i comuni che ne fanno parte e anche per gli altri, che guardano a queste aggregazioni con curiosità e interesse. Naturalmente lascerò ai relatori i commenti diretti del testo, che per la sua natura è destinato sia a un pubblico accademico che agli operatori che ogni giorno agiscono negli enti per lo sviluppo delle proprie comunità. Dal canto mio però sento di poter contribuire al dibattito con l'esperienza diretta che sto vivendo in questi anni da amministratore. Con uno sguardo anche alle prospettive. Dicevo che dal canto mio però sento di poter contribuire al dibattito con l'esperienza diretta che sto vivendo in questi anni da amministratore, con uno sguardo anche nelle prospettive del prossimo futuro che attendono gli enti locali ed in particolare i piccoli comuni come quello che mi onoro di amministrare. Da sindaco non posso che essere felice che si studi e si scriva in materia di collaborazione fra enti, perché nella mia esperienza quotidiana posso assaggiare ogni giorno l'importanza di condividere con gli enti limitrofi esperienze, risorse e dotazioni. Se non ci fossero forme di collaborazione con i comuni vicini, noi piccole realtà avremmo sicuramente successo a molte meno opportunità e a meno finanziamenti, a meno occasioni di crescita integrata rispetto ad oggi. Quindi ben venga che si studi e si approfondisca il fenomeno associativo e in particolare la gestione comune fatta dalle unioni. Perché? Attraverso queste forme istituzionalizzate di cooperazione tra enti di piccole e medie dimensioni si realizzano stabili sinergie che portano i loro frutti positivi tutti i giorni. Tutti i giorni noi sindaci dell'Unione ci confrontiamo sulle più svariate questioni. Tutti i giorni ci scambiamo esperienze e stabilmente lavoriamo di concerto insieme a tutti i dipendenti dei nostri comuni, mettendo quotidianamente in pratica lo spirito dell'Unione, che non è solo la somma degli enti che ne fanno parte, ma è un progetto politico più ampio, che ha una visione sistemica, salda e duratura. E ancora di più l'Unione dei Comuni oggi è la fusione a rappresentare una vera e propria opportunità di crescita. Ne parlavamo prima con lo professore Giuranno giù, di crescita dal punto di vista economico e sociale per i comuni italiani.
una nuova prospettiva di sviluppo congiunto, aggregato, che sfida tutte le convinzioni dei campanili e presenta una serie di vantaggi difficilmente opinabili. Certo, il legislatore non ci ha aiutato negli ultimi anni perché il ricorso costante alla decretazione d'urgenza per regolare una materia così complessa non ha certamente contribuito a generare chiarezza applicativa nella gestione materiale del fenomeno. Oggi però, anche in seguito ai punti fermi posti dalla legge Delrio e alla, si spera, fine delle interminabili proroghe che ci sono state, è giunto il tempo di ripartire e ragionare insieme delle concrete prospettive che si aprono per gli enti piccoli e anche per quelli più grandi, tenendo presente che il destino che stanno vivendo gli enti di area vasta, a proposito del Presidente della Provincia, parliamo di area vasta, parliamo di province. Province, vabbè. Quindi rinnovo ancora la mia gratitudine ai professori che hanno curato questo lavoro per l'opportunità che ci danno di affrontare un tema quanto mai attuale ed utile, non solo per gli accademici, ma anche per l'orientamento di noi operatori degli enti locali, anche perché è l'orientamento degli amministratori locali che da quello bisogna partire per poi migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni che rendiamo al cittadino. Chiudo scusandomi con il Presidente della Provincia perché non sono passato poi a salutarlo quando ho preso servizio al Ministero della Giustizia, perché dopo tanti anni di onorato lavoro dovevo passare a salutarti, Presidente. Quindi lo faccio adesso, lo faccio. E per ringraziare insomma il Presidente e l'ente che mi ha dato l'opportunità anche di crescere a livello umano e come amministratore anche sotto l'aspetto lavorativo. 30 anni in un ente, voglio dire, non è che si passano così inosservati. Sono entrato che facevo l'usciere e me ne sono andato da istruttore amministrativo. Quindi sicuramente ci sono state tante occasioni per migliorarsi. Poi me ne sono andato veramente un po' rammaricato. Poi ho pensato, tanto me ne vado al ministero, da un ente locale me ne vado a un ministero, se la provincia mi ha dato tante occasioni, il ministero me ne darà tante altre. Quindi parto da cancelliere, chissà se non farò un magistrato. Ci sta dicendo. Vabbè, Ivan. Buonasera a tutti, io pure mi auguro di vedere magistrato Luciano, buonasera Presidente, Professore, all'amico Lugino, a tutti voi. Io molto velocemente, perché più che un intervento, dico, dopo dirò come la penso io rispetto alle fusioni, rispetto alle unioni, anche se Lugino già la conosce la mia posizione, però oggi Presidente dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, ma permettetemi anche di intervenire come Presidente Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia. L'Associazione Borghi Autentici è una realtà di 250 comuni, circa 1 milione di abitanti, quasi tutti sotto 5.000 abitanti. Perché voglio partire dall'Associazione Borghi Autentici? Perché il ragionamento sulle fusioni non può prescindere da un ragionamento rispetto allo stato in cui vivono i piccoli comuni, e siccome i comuni in Italia sotto i 5.000 abitanti sono il 70% dei comuni d'Italia, sono quasi 5.700 più o meno, 5.600 e qualcosa, e allora capite bene che forza, che motore che i piccoli comuni rappresentano in Italia. Da una ventina, 25 anni a questa parte, le politiche nazionali sono andate tutte a sfavore dei piccoli e medi comuni. Gradualmente sono stati sempre meno i finanziamenti che giungono ai comuni. Io mi ricordo, perché ormai sono più di 10 anni che sto nell'amministrazione, quindi
mi ricordavo quando i bilanci comunali erano composti dal 70% dai trasferimenti dello Stato e oggi invece è solo il 30%, oggi invece si è invertito, il 70% arriva dalla tassazione locale e il 30% arriva dai finanziamenti dello Stato, quindi i comuni hanno tirato sempre la cinghia quanto più possibile, questo a discapito dei servizi da dare ai propri cittadini. Poi c'è un problema serio all'interno dei comuni, che è quello dello spopolamento. Ma lasciamo stare il Salento, perché noi siamo abituati a vedere i nostri comuni tutti sopra i 2.000 abitanti, sono pochi quelli che stanno sotto i 2.000 abitanti, comuni abbastanza grandi, i comuni della Puglia sono, tranne quelli della Daunia, sono comuni abbastanza importanti. Ma basta spostarsi in Molise, 300 comuni, sono tutti comuni piccolissimi, la maggior parte sotto i 1.000 abitanti. Basta andare nelle Langhe, nel Piemonte, basta andare in Abruzzo, in Sardegna, per capire che i piccoli comuni spesso a distanze notevoli uno dall'altro, ci sono comuni che sono a 20 chilometri, quello più vicino sta a 20 chilometri. E allora la domanda che io mi pongo rispetto alle fusioni, per fortuna il vento sta cambiando, perché anche rispetto alla legge sulla quale ha lavorato Luigino insieme all'onorevole Capone, va in un'altra direzione, cioè va sulla volontarietà delle comunità locali all'idea di fondersi, di mettersi insieme. Ma prima c'era qualche onorevole, anche del mio partito, che un bel giorno hanno pensato bene, vabbè, tanto poi non si capisce qual è il partito, quindi posso dirlo, non si capisce di quale parte del PD, di quale parte del PD si sta. Quindi qualcuno, un po' di senatori, anche qualche senatore pugliese, ha pensato bene di presentare una proposta di legge che andava verso la fusione obbligatoria per quei comuni sotto 5.000 abitanti. Solo nel periodo fascista, con un decreto di Mussolini, sono ridotti i comuni di un migliaio sotto. Quindi per fortuna quell'idea non c'è più. Si parla di volontarietà, dove ci sono le condizioni. Io personalmente non sono contrario alle fusioni dei comuni, non è che sono contrario a prescindere. Io sono dell'idea che le comunità locali devono essere coinvolte in questo processo di mettere insieme due comunità, e quindi la parola deve spettare necessariamente, così proposta di legge scritta anche con il contributo di Luigino, va proprio nella direzione di coinvolgimento quanto più possibile delle comunità locali. Perché io mi domando, quando si mettono insieme due comuni, comune grande e un comune più piccolo, è naturale che il comune più piccolo, voglio dire, rischia lo spopolamento. Faccio un esempio banale: se c'è Martano e poi a fianco c'è un comune piccolino, e a Martano hai la farmacia, il presidio ospedaliero, c'è la scuola, gli istituti superiori, e nel piccolo comune non c'è niente, è normale che una famiglia si sposta a vivere in un grande comune. Ma questo è già accaduto. Basta andare in Calabria, dove la maggior parte dei borghi, i vecchi borghi, stanno su un cucuzzo della montagna a 10 chilometri, c'è il paese nuovo costruito negli anni 50, negli anni 60, il borgo antico non c'è più, non vive più. Sono rimasti una decina di anziani, ma hanno spostato il municipio, la polizia municipale, le scuole, tutto verso la marina. Quindi tutti i borghi che sono sull'Appennino calabrese sopra non esistono più, non vivono più. Allora, dove vogliamo portare questo paese? Vogliamo rilanciare i piccoli comuni, i borghi, dando loro la possibilità di sopravvivere, oppure dobbiamo dire vabbè, fondiamo quanto più possibile, forse perché c'è un contributo da parte dello Stato per 10 anni, chi si è visto proprio fra 10 anni, perché la domanda che mi pongo io, se non abbiamo i soldi per chiuderle le buche in due comuni vicini, non capisco perché se li mettiamo insieme domani mattina riusciamo a chiudere quelle buche, non è pensabile. Però ci sono molte altre cose, mentre io sono molto favorevole invece ad un ragionamento di unione, perché è impensabile avere 12 uffici tecnici nella Grigia Salentina, è impensabile avere 10 corpi di polizia municipale, è impensabile avere 10 protezioni civili o 10 uffici di ragioneria. Una razionalizzazione rispetto agli uffici, rispetto al funzionamento delle funzioni, mi vede molto più favorevole, secondo me è anche molto più facile rispetto a unire
due comunità. E non è un ragionamento basato sui campanili, perché spesso gli dice, vabbè, ma voi che siete contrari alle fusioni, fermo restando che non sono contrario alle fusioni, ribadisco, spesso vengono accusati chi è contrario alle fusioni di essere innamorati dei campanili. Fermo restando che è sempre una bella cosa essere innamorato della propria terra, della propria comunità. Ma non è questo il punto. Io credo che bisogna spingere molto, anche perché gli incentivi alle fusioni hanno anche un bel costo per lo Stato a livello nazionale, quindi non è poi... è vero che ci sono i risparmi, basta Luigi, lascia stare. È vero che ci sono i risparmi per le comunità o degli incentivi che possono entrare alle comunità che decidono di mettersi insieme e di fondersi, ma le spese a livello poi centrale aumentano, perché comunque ci sono gli incentivi, e gli incentivi non sempre appassionano, perché bisogna cambiare proprio logica rispetto all'approccio con i piccoli comuni. Per fortuna c'è una legge depositata alla Camera, e io mi auguro che passi quanto prima, quella di Relacci Terzoni, anche al Senato, che aiuta i piccoli comuni, che incentiva, ma non dal punto di vista economico, perché ci sono davvero quattro soldi su quella legge, sono proprio niente le risorse che sono previste in quella legge, ma è l'idea della politica, l'idea è un modello culturale che sta passando di valorizzazione soprattutto sui piccoli comuni. Per fortuna, e mi avvio a concludere perché sono curioso di vedere i dati, ho già dato una lettura e mi sembra un testo molto interessante, e faccio i complimenti al professore Giuranno che ha curato questa edizione, è veramente uno studio analitico rispetto a due realtà, la nostra e l'altra Unione di Ragare e gli altri comuni. Ma finisco per dire questo: per fortuna Franceschini quest'anno ha lanciato, l'abbiamo fatto l'altro ieri a Roma, a Castel Sant'Angelo, ha lanciato l'anno dei borghi. Vuol dire che c'è adesso un'attenzione in più ai piccoli comuni, e i borghi considerati sono circa 1000 borghi, e c'è un'attenzione particolare ai piccoli comuni. Quindi io mi auguro che il ragionamento rispetto alle fusioni non passi solo ed esclusivamente rispetto ad un incentivo economico, che i sindaci magari sono contenti perché per 10 anni ti arrivano 2 milioni in più all'anno e tutto va bene. Non è così, perché se poi iniziamo a fare i conticini, quei 2 milioni per tot numeri di comuni che si mettono insieme, non è poi così vantaggioso. Bisogna fare un ragionamento complessivo. Non vi nascondo che non è una cosa facilissima. Io sono presidente da 2 anni più o meno della Gricia Salentina, ho ereditato una situazione, a mio avviso, non me ne voglia il presidente Cabellone, ma forse è una delle terre, delle realtà più importanti dal punto di vista politico del Salento, perché la Gricia Salentina in questa parte del Salento ha rappresentato un livello di politica importante. Non parlo degli amministratori che ci sono adesso, parlo di chi c'era prima degli attuali amministratori. Cioè, quando si sono messi insieme, quando hanno iniziato alla metà degli anni 90 a fare rete, a fare sistema, hanno portato, e io di questo ho parlato l'altro giorno quando abbiamo lanciato l'anno dei borghi con Franceschini, ho portato l'esperienza della Gricia Salentina. E guardate un po', Luigino, l'altro giorno al Senato c'era la figlia del segretario comunale De Donno che stava lavorando sul discorso delle fusioni, no? Stanno ragionando. E c'era il professore Vetritto del Ministero degli Affari Regionali che portava come esempio l'esempio della Gricia Salentina lì al Senato. E la Gricia Salentina, da questo punto di vista delle funzioni, non è una delle migliori, anzi, abbiamo molte difficoltà. Però rispetto a un tema principale, cioè quello della cultura, che è il tema per il quale 9 comuni allora, oggi 12, avevano deciso di mettersi insieme per cercare di sviluppare e di far diventare questo territorio un attrattore culturale e turistico, su quel tema noi abbiamo vinto, loro hanno vinto la battaglia, cioè chi c'era prima di noi hanno vinto la battaglia. Noi oggi abbiamo tantissime difficoltà, qui c'è anche il sindaco di Zollino che lo può testimoniare, Luciano, che per mettere insieme le funzioni è difficile trovare un ragioniere, perché attraverso l'Unione noi non possiamo superare il tetto di spesa del 2009, c'è tutta una serie di ingarbugliamenti rispetto alla legislazione vigente, che è un manicomio, a meno che non si decida di trasferire tutto, di far diventare un'Unione a tutti gli effetti, però lì poi diventa complicatissimo, perché anche a mettere insieme, faccio solo questo esempio, i vigili urbani per fare il corpo di polizia, già non rispetteremmo le
la legislazione regionale, perché ce ne servono 17 altri vigili per rispettare la legge regionale rispetto al numero dei vigili. Non possiamo assumere perché le assunzioni sono bloccate, non abbiamo i soldi per assumere, quindi è come il cane che si morde un po' la coda. Quindi noi abbiamo difficoltà serie. Oggi mi auguro da questo studio che si riesca a capire bene la fotografia dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina e anche dell'altra Unione, ma a me interessa soprattutto quella della Grecia Salentina. Quindi io mi fermo qui, ripeto, io non sono contrario all'idea delle fusioni, dove ci sono le condizioni economiche, sociali, politiche, ma soprattutto culturali, due comuni si possono mettere insieme, e ci sono tantissime realtà che l'hanno già fatto in Italia, non tantissime, ci sono realtà che l'hanno già fatto in Italia, ma l'idea di mettersi insieme solo perché c'è un ritorno economico di incentivo, questo non mi convince, perché se da una parte abbiamo il ritorno economico, dall'altra parte abbiamo una precarietà dal punto di vista culturale e politico di quelle comunità, che non ci porta da nessuna parte. Prima di passare la parola al Presidente della Provincia, vorrei anche suffragare quello che ha detto Ivan, che effettivamente abbiamo moltissime difficoltà nella gestione dell'Unione, perché, come ha detto, ci sono dei paletti che non c'è la possibilità di assumere, ci sono dei paletti che non possiamo fare questo, non possiamo superare quell'altra cosa. L'unica mio pensiero, che non stiamo andando nella direzione giusta, è che ci stiamo sforzando un po' di meno di quelli che ci hanno preceduto, però, Ivan. Perché se io parto dal ragionamento che fai tu, e l'abbiamo fatto tante volte anche quando siamo stati a Zurigo, quando abbiamo parlato dell'Unione, abbiamo detto ci hanno preceduto una generazione, ci ha preceduto una generazione di sindaci che hanno lavorato, che hanno visto una strada, l'hanno intrapresa e l'hanno portata a termine. Noi nuove generazioni, non come età, ma parlo come anni che facciamo i sindaci, non stiamo facendo forse il nostro dovere completamente. Quindi questa sera c'è l'occasione anche, vuole dire, di dirgli a Ivan che ci dobbiamo sforzare ancora di più, perché le funzioni associate, io me lo sono guardato il libro e lo studio che hanno fatto i professori, e posso dirvi che in molte parti spendiamo molto per avere poco, almeno dallo studio che si evince dal libro. E non va bene per le nostre cittadinanze, perché noi dobbiamo spendere il giusto per avere certi servizi. Quindi Ivan, non pensare a Luigino, seguimi da me, muoi. Ti distrae. Ivan, concludo per dire, ci dobbiamo sforzare perché almeno con qualche funzione associata la dobbiamo fare. Oltre alla cultura, che è l'unica cosa che forse siamo riusciti a fare in questi anni insieme, grazie alla Notte della Taranta, grazie a tante altre iniziative che abbiamo ereditato, poi di fatto non abbiamo creato noi. Quindi oltre alla cultura dobbiamo pensare ai trasporti, dobbiamo pensare agli uffici comunali, e quindi questo è lo sforzo che io poi chiedo a tutti noi, di impegnarci ancora di più per risolvere il problema delle funzioni associate. Poi tu mi puoi dire che è difficile da raggiungere, che magari per assurdo è più facile fare una funzione che una funzione associata, anche perché i comuni al di sotto dei 5.000 lo devono fare, quelli superiori a 5.000 lo devono fare, nell'Unione abbiamo diversi comuni. Quindi quello, mi avvio a concludere e passo la parola poi al Presidente della Provincia, tutti insieme anche dobbiamo avviare un ragionamento insieme agli uffici dei comuni per far capire che effettivamente non si possono fare 12 PUG
in 55.000 abitanti. E poi abbiamo 8 zone artigianali, dove a Martignano ce ne sono 15 insediamenti, a Martano ce ne sono 5 altri, a Calimero ce ne sono 10. Potevamo fare, con un ragionamento qualche anno fa, fare una zona artigianale, faccio un esempio, voglio dire, può anche essere banale, ma rende l'idea, una zona artigianale che comprendesse un po' tutta l'area, e oggi avere forse la metà di quella di Lecce, dove poteva nascere anche quello che fa la scatola, quello che fa l'autotrasportatore, quello che fa, cioè l'indotto, su una zona artigianale molto più ampia. Forse l'ho fatta un po' troppo lunga. Va bene, Presidente, allora ti passo la parola per il suo intervento. Grazie Sindaco, saluto a tutti i presenti. Mi pare che per un argomento che insomma è un argomento un po' per palato fine, anche se è chiaro che il senso civico, diciamo l'attenzione oggi del cittadino è alta anche su temi complessi, un po' particolari, non immediatamente diretti, come può essere il ragionamento sulla ipotesi di fusione o di unione dei comuni, più in generale dell'organizzazione istituzionale sul territorio. Diciamo è un dato che rilevo con piacere, perché vuol dire che c'è grande interesse. Grazie al Sindaco per l'invito. Un saluto al Sindaco Stomeo, al professore che è qui a rappresentare una splendida realtà, quella diciamo della nostra Università del Salento, che è una ricchezza per il territorio a proposito di istituzioni e di opportunità per il territorio di crescere, di svilupparsi, di ammodernarsi, di poter competere. Di Luigino Sergio non dico niente, perché credo che ogni parola può essere superflua, ma anche a lui diciamo, va il ringraziamento per la passione e per l'impegno che mette in campo rispetto a temi che oggi purtroppo non rilevano l'attenzione del governo centrale, così come dovrebbe essere in un momento di cambiamento, e che invece dal basso si dimostra ci sia un fervore, una voglia di modificare per ammodernare l'organizzazione delle piccole comunità, dei comuni più in generale sul territorio, per rispondere a quella che è un'esigenza fondamentale del cittadino, cioè vedere una istituzione che rapidamente risponda a quelle che sono le esigenze del cittadino semplice nei suoi interessi quotidiani nel mondo dell'impresa. Io vengo da Confindustria, dai 90 anni di Confindustria Lecce, e una delle richieste che veniva fuori dal presidente Negro di Confindustria Lecce era appunto quella di avere le istituzioni che rispondono in maniera immediata, perché il fattore tempo è un fattore oggi determinante nei processi economici di una realtà imprenditoriale. E quindi per altri versi sono soddisfatto, perché il CUIS, che è il consorzio, le sigle sono spesso utilizzate dagli addetti ai lavori, rimangono incomprensibili per altri, è un consorzio universitario interprovinciale salentino, perché evidentemente prevedeva la collaborazione tra le province, tra diverse province, c'era anche Brindisi, non solo Lecce, e serviva per creare, la fondazione, il consorzio va molto indietro nel tempo, l'idea, la coscienza dell'importanza dell'università nel Salento. Poi noi abbiamo una università straordinaria, nel tempo il processo si è realizzato, i risultati sono quelli che noi oggi abbiamo sotto gli occhi di tutti, e la scelta poteva essere quella di andare a chiudere questo soggetto. Invece si è deciso, modificandone un attimo gli obiettivi, di tenerlo in piedi, ed è un sistema che si mantiene sulla contribuzione dei comuni, sui quali ricadono, in funzione delle progettualità del tema scelto e delle progettualità presentate,
la possibilità appunto di metterle in essere. E questa proposta progettuale è una proposta che è stata, diciamo, giudicata meritevole di attenzione, perché evidentemente si interessava di un tema che è un tema importante, che dimostra, lo sottolineo ancora una volta, come diciamo, spesso i processi che dovrebbero essere di razionalizzazione, di organizzazione, di pianificazione, che dovrebbero venire dagli enti sovraordinati, dal governo centrale, per esempio, i processi invece finiscono col partire dal basso per l'esigenza, per stato di necessità, perché diciamo, c'è passione, c'è interesse, c'è azione da parte dei responsabili degli enti locali. Oggi fare il sindaco, fare l'amministratore di un comune non è una cosa semplice, non si riesce a rispondere non per mancanza di volontà. Io poi metto in una, diciamo, a parte, in una casella a parte, quegli amministratori che si dilettano in altro, ma io credo, sono convinto che noi siamo lontani da queste situazioni. Per quelle persone che in maniera onesta, trasparente, corretta vogliono mettersi a lavorare alla pubblica amministrazione, diventa sempre più difficile rispondere alle esigenze dei cittadini, perché c'è una macchina burocratica, c'è una struttura amministrativa che spesso non è all'altezza di quella che è la modernità, di quella che è l'evoluzione dei tempi. E quindi lo spirito di, diciamo, di adattamento e, ma soprattutto, di la passione politica e l'impegno per la propria comunità, la sfida di cui un amministratore si sente partecipe, porta ad organizzarsi e a strutturarsi in modo tale da trovare delle soluzioni che possano rispondere a quelle che sono le istanze dei cittadini. Qui si parla, si è parlato, so che Luigino è sempre innamorato dell'idea, e devo dire che anche il riferimento alle unioni, diciamo, che sono quelle della Grecia, che io ho vissuto poi con l'esperienza politica in provincia più da vicino per una serie di, evidentemente, di motivi, è quella del famoso tram, no? Di Taviano, Racle, Alliste e Melissano, che in quel periodo, devo dire, grazie ad un'azione forte, decisa della provincia di Lecce. Quale ruolo svolgevi allora, Luigino? Beh, in quel periodo, se non sbaglio, eri o direttore generale o vicepresidente. Accanto al presidente Ria ci fu un'azione di impulso molto forte, perché si credette nello strumento della unione dei comuni per raggiungere un obiettivo, cioè quello di migliorare la qualità dei servizi offerti. Non si comprendeva e non si comprende perché alcuni servizi, il trasporto dei ragazzi nelle scuole, la mensa nelle stesse scuole, un servizio di polizia municipale che evidentemente oggi risente dei limiti delle assunzioni, della ristrettezza nell'arco della giornata della possibilità degli interventi della polizia municipale, la possibilità di servizi che riguardassero l'area del commercio fatta attraverso figure professionali che dedicate in maniera specifica potessero acquisire quelle professionalità necessarie per adeguarsi ai tempi, non si comprendeva perché queste cose non potessero essere fatte insieme, quindi fornire servizi rispetto a comunità che avevano molte affinità, che erano molto vicine da un punto di vista geografico, che è anche, diciamo, un fatto di non poco rilievo, che avevano aree industriali adiacenti, che avevano, diciamo, molte volte anche plessi scolastici che facevano capo ad un unico istituto comprensivo, e quindi la provincia avviò una fase di sperimentazione che poi trovò in questi due esempi, uno, diciamo, nella parte della Grecia, un altro sulla parte ionica, che ebbero un discreto successo. È chiaro che un altro elemento, diciamo, di discrimine è che spesso questi processi vengono accompagnati, ma non nel senso del, diciamo, del gelato che si offre al figliolo o al figlio per poter fare i compiti e viceversa, se no gli si priva di questa, diciamo, del momento ludico positivo o del modo di attrarlo per, diciamo, indurlo a fare i compiti.
perché evidentemente nella prima fase di approccio la razionalizzazione dei servizi, mettere insieme diciamo situazioni diverse, comporta comunque l'esigenza, la necessità di investire anche delle risorse, di investire in professionalità che fungano da elemento facilitatore. E quindi è chiaro che anche qui il parallelo a cui il sindaco faceva poco fa riferimento, forse hanno fatto meglio di noi in altri periodi e noi abbiamo un po' vissuto di rendita, è una considerazione possibile, ma bisogna tener conto che oggi noi ci accostiamo a un processo di riforma o di ipotesi di riforma in assenza di risorse, quando nella maggior parte dei casi ci hanno fatto intendere che le riforme hanno un costo che evidentemente non può essere sotteso. Quindi diciamo una materia complessa che vede la buona volontà da un lato di sperimentare forme di convivenza nella gestione, di sussidiarietà nella gestione di servizi, e per altro verso l'interrogativo che ci si pone se questo primo passaggio, che evidentemente in termini di lungimiranza e di programmazione politica, con una politica diciamo intesa in senso, nel senso vero del termine, era un primo approccio rispetto a una fase di sperimentazione che avrebbe dovuto portare, perché no, in un passaggio successivo alla vera e propria unione diciamo da diversi comuni, oppure se questa fase di sperimentazione si dimostrava di avere dei limiti e di avere quindi diciamo un raggio di azione contenuto e limitato, fermarsi e non andare oltre. Quindi un primo passaggio e una seconda ipotesi che diciamo è tutta da realizzare e da venire. Sì, io sono d'accordo con Ivan Stomeo, nel senso che questi sono passaggi, uno può essere favorevole o contrario al processo di fusione, ma è chiaro che questo deve passare attraverso una condivisione ed una volontà che sia delle comunità che diciamo sono interessate dal processo di unificazione di due enti e di due territori, anche se adiacenti geograficamente diciamo messi in modo tale da poter realizzare appieno la stessa fusione. Ed è quello che sta accadendo al giorno d'oggi: due comuni alla provincia di Lecce, Acquarica e Presicce, che attraverso diciamo un lavorio molto intenso e anche probabilmente una predisposizione, perché se uno si sposta in quelle comunità si rende conto che di fatto diciamo siamo in una soluzione di continuità, cioè non c'è interruzione tra i due territori. Difficilmente un cittadino che è estraneo a quei luoghi, a quelle comunità, riesce a distinguere il limite tra l'uno e l'altro territorio, per cui è chiaro che l'intelligenza, e sono diciamo amministratori di appartenenze diverse, l'intelligenza degli amministratori ha portato ad una sfida che può rappresentare anche qui un progetto pilota sul territorio, magari laddove, se ne ripetessero le condizioni, da poter esportare. È un processo che non è una fase diciamo conclusiva, è in una fase avanzata in cui diciamo i rappresentanti del popolo hanno deciso, cioè i consigli comunali hanno deciso di fare questo percorso, e adesso la parola passerà ai cittadini, che sono i veri protagonisti e coloro i quali realmente andranno a decidere su un processo di questo tipo. Certo, i vantaggi ci sono sino a quando il processo viene gestito con grande attenzione e con grande rigore, perché poi per altro verso, se noi dovessimo diciamo andare ad analizzare processi in cui i servizi di enti locali diciamo che decidono di mettersi insieme determinano o no economie di scala, migliorano o no la qualità dei servizi, beh, in alcuni casi ci sono degli interrogativi che si pongono in maniera importante. Diciamo, ci sono alcuni comuni che hanno deciso di rimanere fuori dagli ambiti di raccolta ottimale, cioè quegli ambiti, quelle strutture che si occupano della raccolta e del trasporto dei rifiuti, perché
hanno verificato che spesso lo stare insieme può determinare un aumento dei costi del servizio rispetto a una gestione di tipo di tipo artigianale, di tipo circoscritto ad un numero contenuto di utenti, che evidentemente rappresenta per la sua stessa modalità una economicità nei costi che difficilmente si recupera all'interno di organizzazioni molto più ampie. Quindi il complesso del fenomeno non è solo la somma una semplice addizione del numero degli abitanti o del numero di chilometri quadrati da cui una comunità è costituita. Non voglio rubare molto tempo, ma alcune considerazioni vanno fatte. Certo, questo processo dimostra, e da Presidente della Provincia io sono orgoglioso e fiero, sicuramente non all'altezza di rappresentare questa provincia nella miglior maniera possibile, sono orgoglioso e fiero della vivacità, dell'intelligenza e della laboriosità di queste nostre comunità, perché quel ragionamento è quello che il sindaco Stomeo ha realizzato, è quello che rappresenta anche rispetto a un livello nazionale sui piccoli borghi del territorio su scala nazionale, dimostrano quanto effervescente sia la realtà salentina e qual è la nostra capacità di elaborare proposte, ragionamenti, ipotesi che servano ad ammodernare il nostro sistema di enti locali. Perdonatemi, per altro verso va registrata una incapacità del governo centrale di individuare un modello di organizzazione dello Stato, delle istituzioni sul territorio, che evidentemente dia in termini di prospettiva e di ipotesi e di bussola rispetto alla sponda da raggiungere, dia quegli strumenti che un sindaco con l'apporto, col supporto, con l'aiuto della nostra università, dei professori, dei ricercatori, di coloro i quali in quel luogo spendono il proprio sapere, quindi un sistema che permetta poi alle realtà locali di riorganizzarsi rispetto a uno schema ben preciso e quindi trovare poi la declinazione migliore sul singolo territorio e sul singolo pezzo di territorio. Perché dico questo? Noi abbiamo assistito ad una riforma delle province che prevedeva la cancellazione delle province, dell'ente provincia alla carta costituzionale, che è una ipotesi assolutamente, può essere condivisibile, c'è chi l'ha condivisa, c'è chi non l'ha condivisa. L'importante sarebbe stato immaginare che se un pezzo di struttura dello Stato va via, dell'organizzazione istituzionale sul territorio va via, è nel disegno complessivo dell'organizzazione dello Stato e del territorio ci dovesse essere qualcun altro che evidentemente avesse dovuto svolgere quei compiti, quelle funzioni e quindi dare quei servizi ai cittadini che in quel modo erano stati in maniera puntuale e precisa smembrati. Questo non significa avere nostalgia di una struttura che qui nel Salento ha avuto un ruolo importante, se da un punto di vista del marketing turistico, della valorizzazione del nostro territorio abbiamo raggiunto un livello importante, credo che questo sia universalmente riconosciuto, e lo dico anche, non ho colto in fondo il ragionamento del sindaco Stomeo, io sono orgoglioso anche qui, fiero di avere diverse identità che costituiscono un unicum per il Salento. Noi abbiamo il Negramaro, le terre del Negramaro che sono nel nord Salento, Guagnano, Salice, Trepuzzi, cioè che sono qualcosa di straordinario per una identità precisa e una economia che si differenzia da altre parti del territorio. E perché no la Grecia Salentina,
diciamo, è anche qui un pezzo importantissimo, le Serre Salentine nella zona centrale, il Capo di Leuca, tutta la parte del barocco leccese. Cioè noi abbiamo una possibilità di diversificazione che rappresenta veramente una ricchezza straordinaria per il nostro territorio, e questa capacità di organizzazione dovrebbe avere un ambito di, diciamo, una parte come scheletro contenitivo di quello che poi è tutto il tessuto connettivo e le diverse diramazioni, che deve venire da un disegno dello Stato. Cioè il governo ci deve dire che cosa vuole, che dove e come può arrivare il governo centrale. Qui si apre un ragionamento e un dibattito politico che è di una natura così ampia, difficile da esaurire in una serata. Pensare al modello di sanità che deve essere omogeneo in tutte le regioni, o che pure può essere specifico, peculiare, diciamo che rispetti alcune caratteristiche salienti di alcuni territori, che è una cosa diversa. Pensare a un sistema diciamo di organizzazione della scuola, dell'offerta formativa in maniera unitaria su tutto il territorio, alla formazione professionale. Quindi un governo che ci dica dove vuole arrivare e dove vuole demandare il resto ai territori, e in che modo e con quali enti, con quali strutture vuole demandare il resto al territorio. Se vuole veramente una regione che abbia un compito legislativo, che non faccia gestione in qualche modo, diciamo, limitando l'autonomia, il livello di autonomia e di identità di un territorio. Perché quando facevo riferimento all'attività dell'azione, all'attività della provincia di Lecce in termini di marketing, di promozione del territorio, io non penso che i benefici che oggi noi abbiamo possano derivare da un interesse, diciamo, da un'azione forsennata strategica della Regione Puglia. Io ritengo, quindi, diciamo, andando a immaginare diverse colorazioni politiche, io ritengo che sia il frutto di un investimento forte dell'ente provincia, che conscia, consapevole, cosciente di una straordinaria potenzialità che questo territorio aveva, evidentemente ha spinto, e lo ha fatto con le modalità, con i livelli di spesa, con il coinvolgimento delle professionalità che possono essere condivise o meno, ma raggiungendo un obiettivo che oggi è diventato strategico. Perché se nel Tarantino noi abbiamo un sistema industriale, la grande industria, che va in crisi con quello che sta determinando, qui noi abbiamo evidentemente una prospettiva fondata sulla tutela, sulla salvaguardia, sulla valorizzazione del territorio, dei beni culturali, dell'agricoltura, dell'enogastronomia, xylella a parte, che è diventata un processo di crescita e di opportunità per il nostro territorio. In un momento in cui tutti dicono che noi siamo un territorio marginale rispetto ai centri decisionali, forse è vero, perché noi non ribaltiamo, diciamo, l'organizzazione del territorio, valorizzando un'economia in crescita, quella dei paesi del Mediterraneo, che lì noi ci vedremmo centrali nelle politiche di sviluppo. Perché con i paesi del Mediterraneo è evidente che la Puglia, il Salento, Brindisi e Taranto sono, diciamo, il balcone sul Mediterraneo, e quindi sono il primo hub, il primo punto di approdo da un punto di vista, diciamo, delle opportunità di tipo commerciale, industriale, culturale, che evidentemente possiamo andare a cogliere. Quindi il nostro sforzo è uno sforzo lodevole, quello di, diciamo, professore Giuranno, di Luigino, delle amministrazioni, del CUIS, che ha creduto in questo progetto. È chiaro che noi oggi dobbiamo chiedere con forza qual è, deve essere la organizzazione complessiva del governo di un territorio, attraverso un progetto chiaro che permetta poi, lasciando una parte residuale
di scelta alle singole comunità, ai singoli territori, che in funzione delle proprie vocazioni, delle proprie identità, di tutto ciò che nel tempo si è costruito, possa declinare poi nel diciamo, contenuto finale il progetto complessivo. Solo in questo modo noi potremmo parlare realmente di opportunità, e dovremmo parlarne, questo sì, anche su questo concordo col sindaco Stomeo, non per il semplice diciamo, l'incentivo che deve servire a semplificare il processo. L'incentivo forse deve essere in termini di professionalità da apportare al sistema, forse non dal punto di vista economico, perché se noi fossimo coscienti e avessimo la capacità di mettere in campo un sistema e un'organizzazione che non va a calpestare e a sminuire l'identità di una comunità, il campanile di una comunità, ma ne mette insieme quelle che sono le opportunità e le possibilità dello stare insieme, lì avremmo trovato un punto di incontro, un punto di equilibrio che è un elemento straordinario per fare economia, per fare cultura, per fare, diciamo, solidarietà, per fare crescita più in generale di un territorio e di una comunità. Grazie. Grazie Presidente. Adesso la parola a Luigino Sergio, che ha voluto questa serata insieme al professore Giuranno e al collega Di Cinto, che era impossibilitato a partecipare stasera. Grazie, buonasera, io ho messo il time per cui a 18 minuti mi suona, avvia. No, assolutamente. Ringrazio innanzitutto voi, ringrazio il Presidente della provincia, perché tramite il Presidente, tramite il CUI, se non è la prima volta che l'Unione di Comuni della Grecia Salentina accede ad alcuni finanziamenti che non sono in realtà modesti, attestandosi intorno ai 15-20 mila euro, che sono una risorsa abbastanza consistente, nel caso di specie una risorsa che ha dato modo all'Università, al Dipartimento di Scienze Economiche di impostare questo lavoro che riguarda un modello diciamo scientifico di fusione dei comuni e un caso di studio dei comuni della Grecia Salentina e di un'altra realtà importante, quella del Basso Salento, di Taviano, Ragara del Lissa, Melissano e Felline, il famoso tram cui faceva riferimento il Presidente della provincia. Di cosa stiamo parlando? Vedo che la presenza di amministratori, il sindaco di Zollino, l'amico Salvatore Conte di Caprarica, Rocco Montinaro, stato sindaco del comune di Calimera, ma vedo anche la presenza dell'architetto Mininanni, che è l'architetto incaricato di redigere, Presidente, sì, di redigere il piano urbanistico intercomunale dei comuni di Acquarica e di Presiccia, dove io sto realizzando lo studio di fattibilità concernente la fusione di questi due comuni. Hai visto? Ex artista di questi due comuni, mi auguro che ci si possa interscambiare un po' di dati e un po' di idee. Di cosa stiamo parlando questa sera? Stiamo parlando della fusione di comuni, cioè della possibilità offerta dall'ordinamento che alcuni comuni, due o più comuni contigui, cioè comuni che devono essere necessariamente attaccati l'uno con l'altro, si fondano e da più comuni nasca un comune unico, più grande dal punto di vista demografico, più grande dal punto di vista della superficie territoriale, della densità demografica e così via dicendo. Ovviamente la fusione non si può fare se i due comuni non sono attaccati, non sono contigui, mentre può essere realizzata una unione di comuni tra comuni che sono anche lontani.
Il comune di Martignano, ad esempio, può fondersi col comune di Calimera, di Caprarica, di Castri, di Sterna. L'importante è che ci sia una contiguità e il comune di fianco sia contiguo con un altro. Stiamo parlando di questa possibilità che è presente nell'ordinamento degli enti locali da quasi 30 anni, dal 1990. Ovviamente c'è chi ha usato questa opportunità nel corso degli anni, soprattutto nei comuni del centro-nord e soprattutto nei comuni di alcune regioni. Voi sapete che vi sono alcuni comuni di 32, 57, 100 abitanti che hanno lo stesso ordinamento di un comune medio o di un comune grande, ma in questi ultimi anni vi sono state anche delle fusioni di comuni importanti, l'ultima delle quali ha riguardato la città di Pescara, che è capoluogo di regione di 121.000 abitanti, che si è già fusa con il comune di Spoltore di 19.000 abitanti e con un altro comune di 47.000 abitanti, dando luogo alla nascita della cosiddetta Grande Pescara. Ovviamente, perché si fa la fusione di comuni? Innanzitutto è una opportunità la fusione di comuni, non è un obbligo, un'opportunità che deriva dalla situazione storica, economica, politica nella quale il mondo degli enti locali e della finanza locale in generale, mi scuso delle spalle, Presidente, vive ed opera. Ovviamente bene faceva il Presidente a ricordare l'esigenza di un modello organizzatorio nazionale differente. Chi vi parla ha collaborato alla stesura di un progetto di legge di riordino del sistema complessivo regionale, del superamento del sistema regionale, che rivede un po' l'assetto complessivo delle attuali 20 regioni e in previsione dell'abolizione delle province, che ancora non c'è stata e forse non ci sarà, ridisegni la maglia regionale basandosi sui dipartimenti, non più sulle regioni, in modo tale che il centro del sistema politico del nostro paese diventi la provincia regionale o la regione provinciale, un ente di prossimità, perché oggi sapete che le regioni sono state nello Stato e spesso determinano conflitti di attribuzione, conflitti di competenze con lo Stato, e ormai non se ne può più di questo tipo di situazione. Ma non è di questo che voglio parlarvi, della fusione di comuni. Su questo vi è stata fatta una ricerca alla quale insomma un pochino collaborato insieme al professore Giuranno e al professore Di Cinto e ad altri loro collaboratori, ricercatori, che hanno studiato dal punto di vista tecnico la fattibilità o meno rispetto ad un modello scientifico che ovviamente si può anche estrapolare dal contesto locale e esportare in altre realtà. Dunque, due o più comuni che si fondono e danno luogo ad un comune più grande, più importante, più ricco tra virgolette, con riduzione da un lato dei costi della politica, perché non ci saranno più tanti consigli comunali, tante giunte, tanti sindaci, ma ci sarà nel comune fuso un consiglio comunale, una giunta, un sindaco e così via dicendo, senza che le diverse identità dei comuni tra virgolette estinti vengano diminuite, perché nei comuni estinti verranno mantenuti i cosiddetti municipi, ovvero sia gli sportelli di erogazione dei servizi, ma anche i luoghi di controllo e di impulso nei confronti del comune fuso, perché Martignano può avere esigenze diverse da Zollino, Zollino può avere esigenze diverse da Sternatia, e queste esigenze devono essere rappresentate all'interno, come dire, di un unico percorso fatto dal nuovo comune. Ovviamente, bene faceva Ivan Stomeo a ricordarlo, la fusione dei comuni non è un processo molto facile. Il sindaco di Martignano diceva che è molto più agevole gestire un comune fuso che una realtà in unione, e questo è vero. Ovviamente l'unione mantiene in piedi l'individualità dei diversi comuni, la fusione di comuni supera queste individualità, questo deve essere chiaro. Se noi per esempio dovessimo un domani
fondere i comuni vicini. Io vagheggio, uso il termine, vagheggio, neanche penso, vagheggio. L'unione dei comuni della Grecia Salentina, quantomeno la Grecia Salentina storica, i 9 comuni su 12, noi avremmo un unico comune la cui sede verrà stabilita dal punto di vista politico nel comune più grande, nel comune più baricentrico, eccetera, eccetera, senza che i comuni esistenti perdano la possibilità di erogazione dei servizi al cittadino. E che cosa ci guadagna la comunità, il cittadino, dalla fusione di comuni? Che è una realtà in molte parti del paese, tranne che in Puglia, non voglio dire tranne che nel Mezzogiorno. Ci guadagna che lo Stato, per ridurre il numero complessivo dei circa 8.000 comuni, anzi siamo scesi sotto agli 8.000 comuni perché molti si sono fusi, incentiva in maniera decisa dal punto di vista finanziario, non solo dal punto di vista finanziario, questo processo, perché 8.000 comuni ormai non stanno più né in cielo né in terra, in un clima di spending review, in un clima del debito pubblico che cresce a dismisura, in un clima nel quale il PIL traballa ogni giorno, eccetera, eccetera. Tant'è che nella legge di bilancio della legge di stabilità del 2016 il Parlamento ha stanziato 60 milioni di euro tra unione e fusioni, tantissimi soldi ha messo a disposizione proprio per consentire ai comuni di superare il livello organizzativo pregresso. Vedete che i comuni prima o poi si chiuderanno da sé. Io ho fatto una proiezione del comune di Martignano nell'80, credo gli impiegati fossero 30, 31, 32, adesso quanti siamo? 8, 9? E molti sono in clima di prepensionamento. Dunque la chiusura del comune di Artignano è di buona parte dei comuni piccoli e nei fatti, nel senso che nel momento in cui le persone andranno in pensione e stanno lì per lì, non è che c'è la possibilità facilmente di surrogarli e di sostituirli. Perché? Perché vigono tutta una serie di regole che impediscono un turnover autonomo. La fusione di comuni supera questo problema, nel senso che lo Stato non soltanto mette mano al proprio portafoglio, ma agevola la fusione, consentendo comunque le assunzioni, consentendo che il patto di stabilità non si applichi per 5 anni ai comuni fusi, consentendo priorità all'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e statali. Insomma, tutta una serie di questioni che hanno spinto il piede sull'acceleratore in diverse realtà, puntando decisamente alla questione di fusione, che non è qualcosa che viene dall'alto o che si realizza come abbiamo fatto con l'Unione, nel senso che si riuniscono i consigli comunali, decidono di stabilire l'Unione, alzano la mano e fanno l'Unione. No, è più complicato. La fusione si fa solo a seguito di referendum popolare. Nel momento in cui, cioè, si decide dopo una serie di discussioni e previo studio di fattibilità e previa divulgazione dei pro e dei contra sulla fusione, si indice da parte della regione un referendum popolare e se il referendum passa si fa la fusione, se il referendum non passa non si fa la fusione. Anche se questo non è vero, perché il referendum è un referendum consultivo e la regione potrebbe legiferare a prescindere dalla volontà popolare, cosa che è successo in molte realtà del nostro paese. La regione Puglia infatti nella normativa del referendum sulle fusioni non prevede una vincolatività dell'azione referendaria, anche se io immagino che il peso politico di un referendum negativo giochi dal punto di vista del Consiglio regionale nell'approvazione o meno della legge regionale istitutiva del nuovo comune. E di cosa stiamo parlando al netto di questi benefici? La comunità amministrata, il cittadino di Martignano, che cosa ne guadagna o cosa rimette dal fatto di essere amministrata così come è successo o amministrata per come noi ipotizziamo? Credo che tutto, dipende poi dalla manica di chi gestisce questo processo, può essere spiegato bene attraverso degli studi di fattibilità che dimostrano
sia gli aspetti positivi sia gli aspetti negativi, e a mio avviso gli aspetti positivi sono maggioritari rispetto a quelli negativi, che inducono quindi il cittadino a votare sì al referendum e non a votare no. Noi abbiamo fatto già una prova velocemente insieme al comune di Melpignano, molto rapidamente, ma non tanto per sondare la questione della fusione quanto per verificare la tecnica del voto elettronico. Abbiamo scelto una domanda: vuoi tu che il comune si fonda o meno? E i cittadini, dopo che sono stati indottrinati sull'uso della macchina elettorale, si sono espressi quantomeno a Martignano a favore, voglio dire, della fusione, ma non era un ragionamento vincolante. Dunque, che cosa ci guadagna il cittadino? Bene, io ho fatto, ma per altri motivi, una piccola slide, non si vede molto bene, ma vado rapidamente perché siamo quasi a 10 minuti. Vedete, qui ho messo tutti i finanziamenti che i comuni della Grecia prendono in ordine alfabetico: Alimera, Carpignano, Castignano, eccetera eccetera. Perché che cosa dice lo Stato? Se tu ti fondi autonomamente, perché è vero che c'è una proposta di legge a prima firma dell'onorevole Lodolini più 19 altri deputati del PD che dice: o vi fondete dall'approvazione della legge autonomamente in 2 anni o vi fondiamo noi senza incentivi. E 20 deputati sono tanti. È vero anche che abbiamo predisposto una nuova e alternativa proposta di legge. Io, mentre parlavo, mi ha chiamato l'onorevole Paola Bragantini, mi ha invitato ad andare a relazionare ad Ivrea del PD, ma la fusione non ha targhe politiche, PD contro PD, non è, è un problema comunitario, un problema culturale, un problema politico in senso generale. Un'altra proposta di legge che invece incentiva ancora maggiormente dal punto di vista finanziario la fusione, ma conferma, anzi aggrava, il procedimento referendario e dice che il referendum è uno strumento obbligatorio per quei comuni che devono essere fusi, perché la legge dice: la regione sentite le popolazioni, non chiarisce quel sentite come devono essere sentite, non specifica che deve essere un referendum. Dunque l'ambiguità del legislatore della 142 e motivi successivi è stata precisata dalla proposta di legge che noi abbiamo presentato che giorni fa, di sentite attraverso un referendum obbligatorio. Ovviamente non abbiamo messo referendum vincolante, in quanto per legge il referendum deve essere necessariamente consultivo. E cosa ci guadagna? Come campano i comuni nostri? I comuni nostri, al netto del, diciamo, della tassazione, che nella forbice è andata incrementandosi rispetto ai trasferimenti, tirano a campare soprattutto, almeno finora, con i trasferimenti erariali, cioè con la raccolta dei tributi, delle tasse che lo Stato racimola a livello nazionale e attraverso la distribuzione di queste tasse secondo alcuni parametri. Annualmente la legge dice che al comune che si fonde, presi i finanziamenti del 2010, perché sono gli ultimi finanziamenti consistenti dei comuni, perché se avessero preso i finanziamenti 2011, 12, 13 saremmo stati praticamente alle pezze, presi i finanziamenti del 2010, quei finanziamenti vengono aumentati del 50%, e questo è quanto i comuni fusi prendono. Un esempio concreto: il comune di Martignano nel 2010, i comuni della Grecia, ecco, Martignano nel 2010 prendeva 227 più 48 più 59, quindi 335.000 euro l'anno. I comuni della Grecia complessivamente nel 2010, i 12 comuni, prendevano circa 10 milioni di euro di finanziamento. Presi 10 milioni di euro di finanziamento moltiplicato per il 50%, quanto esce? Esce circa 5 milioni di euro altri in più. In realtà lo Stato dice: sì, io ti do gli stessi soldi che ti davo al 2010, continuo a darteli, quindi i comuni fusi prendono comunque soldi che prendevano nel 2010, più ti do il 50% in più, però quel 50% non può superare il limite di 2 milioni di euro l'anno. Quindi io ti do 10 milioni di euro più 2 omaggio, non una tantum, ma 2 milioni di euro all'anno per 10 anni. Dunque la Grecia Salentina, i 12 comuni della Grecia Salentina,
o i 9, perché ho fatto i conteggi di un cambiere, prenderebbero circa 20 milioni di euro in 10 anni, solo di incentivi statali, oltre gli incentivi regionali, perché gli incentivi statali si aggiungono agli incentivi regionali. La Regione Puglia non mette molti soldi, circa 800 mila euro l'anno. La Regione Emilia-Romagna mette nell'ultima legge di bilancio 16 milioni di euro per le fusioni unioni. Cioè abbiamo un rapporto tra 2.000 euro pro capite in Emilia-Romagna e 200 euro pro capite alla Regione Puglia. Dunque è più incentivata la fusione di un comune emiliano rispetto alla fusione di un comune pugliese. Qui bisogna fare un ragionamento con Emiliano e fargli capire che il riordino ospedaliero non si fa riordinando gli ospedali, ma è la conseguenza di un precedente progresso e prodromico riordino territoriale. Senza riordino territoriale non ci può essere riordino ospedaliero. È molto semplicemente. Cioè non si può consentire al comune di Galatina, al comune di Copertino, di ligare l'ospedale, perché se la regione avesse organizzato, come ha fatto la regione Emilia-Romagna, approvando quel programma all'unanimità, prendere il programma ospedaliero dell'Emilia-Romagna e importarlo, e così hanno fatto, in Puglia, con tutti i problemi che voi sapete. Io non so ancora se l'ospedale nuovo si fa a Melpignano a Maglie oppure si fa a seconda delle passeggiate di qualcuno. Non è una polemica, è una critica razionale, e ho ragione in termini kantiani. Dunque, o c'è il riordino territoriale oppure ci sono soltanto demagogie. Attenzione, il riordino territoriale la regione ha l'obbligo di farlo, perché se mi guardo l'articolo 33 del TUE, la regione deve fare il riordino territoriale, deve, non può farlo, ma da questo orecchio probabilmente non ci vuole sentire, non ci si vuole, come dire, accorgersi. E senza un riordino territoriale abbiamo che le due leggi regionali approvate all'unanimità dal Consiglio regionale, l'ultima delle quali, ho finito, l'ultima delle quali a dicembre 2016, sono scarsamente sostenute finanziariamente, perché non si ha l'idea dell'importanza della fusione di comuni. Io ritengo che questo argomento sia un argomento importante. Noi oggi ci siamo visti perché è giusto divulgare anche delle notizie scientifiche, delle notizie tecniche, dei modelli che si possono esportare, della positività del contributo che si può realizzare sul territorio allorquando le istituzioni dialogano, in questo caso la provincia attraverso cui si è il territorio, e di quante cose si potrebbero fare e non si fanno. Io per esempio ho fatto l'architetto Mininanni, e concludo veramente, un ragionamento su Acquarica. Acquarica e Presicce, qualora si fondano, hanno già deliberato la fusione, anzi cominciare, sono in chiave addirittura di richiesta del referendum. Prenderebbero solo di incentivi statali circa 1.300.000 euro l'anno, in più rispetto a quello che prendono. Acquarica e Presicce sono attaccati. Non è come Martignano e Carimete, che c'è una strada che ci divide. Quelle risorse possono essere utilizzate alla bisogna per risolvere i problemi, una parte possono essere utilizzate come risorse correnti per ammodernare l'assetto organizzatorio dell'ente, l'altra parte può essere utilizzata per spese di investimento. Se utilizzassero di quel 1.000.000, 2.000.000 e 3 all'anno almeno 500.000 euro come spese di investimento, loro si pagherebbero a carico dello Stato un mutuo che genererebbe, si dice così, sul territorio un investimento di almeno 6-7 milioni di euro a botta. Stiamo parlando di 14-15 miliardi in due comuni, uno di quasi 5.000 abitanti, Acquarica un po' più piccolo, e l'altro di 5.500 abitanti, un comune di 10.000 abitanti. Ora, concludo, il ragionamento non è che stiamo parlando oggi che stiamo facendo la fusione, stiamo avviando un ragionamento con la convinzione, non è soltanto una convinzione personale, che questo è un argomento strategico per il futuro. Ovviamente se si consolidasse l'assetto anche dei servizi attraverso l'Unione, sarebbe anche molto più facile poi trovarsi anche sul sentiero della fusione, che, ripeto, non è un ragionamento impossibile, ma è un ragionamento che si può concludere in maniera concreta nell'arco di un biennio tra studio di fattibilità, discussione sul territorio e così via dicendo, e richiesta di referendum regionale.
Sono convinto che la fusione, se ci sarà, io mi auguro di sì, di Acquarica e di Presicce, possa essere, come dire, l'elemento, come dire, il primo elemento al quale possano seguire, il primo esempio al quale possano seguire anche altri, perché siamo così in Italia poi, se abbiamo un supermercato, domani apriamo anche l'altro, poi magari chiudono tutti e due. Ecco, anche lo spirito di emulazione è molto importante, i sindaci possono fare molto, ma fino ad un certo punto, perché nell'ultima legge regionale approvata dal Consiglio regionale a dicembre 2016, si è voluto superare un pochino, chiamiamola così, la pigrizia dei consigli comunali, uso il termine, e la legge prevede che per superare la pigrizia, l'ostruzionismo, la mancanza di volontà, quello che volete, del singolo consiglio comunale, che non delibera insieme al consiglio comunale, al comune a fianco, la richiesta di fusione, ci possa essere la possibilità che il 20% del corpo elettorale di ogni comune, costituito in comitato, sia il soggetto promotore della fusione dei comuni, raccolte le firme, può, al di là della volontà del Consiglio Comunale, chiedere alla Regione l'indizione del referendum. In questo caso io credo che i sindaci, non dico gli amici, ma molti che sono ancora legati ad una sediolina bollente senza molte prospettive, beh, verrebbero scavalcati anche dalla comunità locale, che è l'elemento centrale di ogni politica. L'elemento centrale non è né il sindaco né il consiglio comunale, è il cittadino. E allora diamo almeno la possibilità al cittadino di potersi esprimere, perché il cittadino è più saggio di ognuno di noi. E qualora la fusione non sa da fare, che sia la comunità locale a dire che la fusione per motivi vari non deve essere fatta. Se il referendum va male, la proposta di legge presentata prevede che il prossimo referendum si possa fare decorsi 5 anni dal primo. Se invece la comunità locale decide che per motivi vari, anche per motivi di natura tributaria, perché voi sapete, adesso non so quanto è l'incasso del comune Martignano in termini di tributi, ma 20 milioni di euro, la prima cosa che io farei è abbasserei la pressione tributaria su tutti i comuni della Grecia Salentina, e credo che sia un bel segnale di attenzione nei confronti di chi, noi tutti, paga tante tasse e forse vede anche scarsi risultati. Se saremo di questo mondo, grazie all'aiuto di tutti, probabilmente torneremo a riparlare di un argomento che io ritengo molto importante e strategico per le sorti del nostro comune. Mi sembra che il sindaco di Caprarica, che è interessato alla fusione, o no, sbaglio, fammi vedere. Sì, Paolo Greco, adesso passo la parola al sindaco. Grazie. Bravo Luigino. Siamo partiti dalle unioni e delle fusioni e siamo arrivati al riordino territoriale. Quindi là c'è da fare un'altra discussione che può durare settimane. Perché il riordino territoriale ha toccato Luigino? Perché poi mi è venuto in mente che per farci rispettare e farci inserire in un aro che era naturale, dove noi dovevamo stare, abbiamo dovuto fare un ricorso al Presidente della Repubblica. Quindi a supporto di quello che diceva Luigino. E quindi il riordino territoriale, aro, ambiti, distretti sanitari, unioni, quindi tutto questo è chiaro che va riorganizzato e pianificato, perché il comune di Martignano insieme al comune di Melpignano, insieme al comune di Corigliano, dovevano stare tutti in un aro, dovevano stare tutti in un distretto sanitario, dovevano stare tutti in un'unione. Questo è il riordino territoriale che io vedo nei prossimi anni, perché se non avviene questo, il comune di Melpignano, che sta in un altro distretto sanitario, come fa a ragionare con il mio direttore o il distretto sanitario di Martano? Quindi noi andremo sempre su due strade diverse. Quindi questa discussione la rimandiamo a un'altra serata, dove ci sarebbe da discutere per giorni. Quindi adesso passo la parola al professore Giuranno, l'autore, diciamo, e il fautore del libro e dello studio. Grazie mille dell'invito.
Cercherò di essere breve anche perché a una certa ora vedo che cominciamo ad essere tutti un po' stanchi, ma credo che sia un vantaggio chiudere, fare l'intervento conclusivo, anche perché posso forse così mostrare dei dati che possono supportare quello che è stato detto negli interventi precedenti, che trovo molto adeguati. Questo intanto, lasciatemi dire, è un quello di questo libro è un libro che racchiude una serie di ricerche che abbiamo compiuto nel Dipartimento di Scienze dell'Economia grazie alla provincia di Lecce, e approfitto per ringraziare anche il presidente della provincia di Lecce che rappresenta per me qui il CUIS, e ringrazio il presidente e la Grecia Salentina per aver cofinanziato e approvato questo progetto in seno al CUIS. Questo è un progetto che vede intanto coinvolti alcuni, oltre che alcuni soggetti istituzionali, come avete ascoltato, l'Unione dei Comuni Ionica Salentina. Questo è un progetto cofinanziato dalla CUIS, dal Dipartimento di Scienze dell'Economia e dall'Unione della Grecia Salentina. E alla stesura del progetto hanno partecipato Miriana Maniglio, Marco Pellegrino, Luigi Nosergio, Fabio De Matteis, Giovanni Mastroleo e Marco Di Cintio, che ha curato la stesura del libro insieme a me. Il professor Di Cintio doveva essere qui con noi stasera, si scusa per non essere potuto venire per imprevisti motivi familiari. Dunque, questo è un lavoro che affronta, così, se vogliamo, il trade-off tra unioni verso fusioni, ok? La scelta è meglio andare avanti con le unioni oppure cambiare verso le fusioni, no? Che cosa fare? Io vi mostrerò brevemente alcuni dati che vi possono aiutare a ragionare sulla vostra comunità e a prendere eventualmente delle decisioni. Oggi mi concentrerò sulla Grecia Salentina. Funziona, sì. Sulla Grecia Salentina, quindi tralascerò, a meno che qualcuno voglia chiedermi delle cose, le questioni riguardanti l'altra unione. La Grecia Salentina, l'unione della Grecia Salentina comprende 12 comuni. In realtà questo studio si è concentrato, così come mi è stato chiesto, su i nove comuni che rappresentano la Grecia, quindi su Melpignano, Corigliano, Castegnano dei Greci, Martano, Zollino, Soleto, Stenatia, Martignano e Calimera. Brevemente penso che sia importante mostrare alcuni dati descrittivi. Io vi mostrerò soltanto pochissime tabelle, poi sul libro trovate una serie di dati molto interessanti. Queste tabelle ci mostrano un po' l'andamento della popolazione nei 9 comuni considerati. L'unione dei comuni, qui ci sono soltanto i 9 comuni che messi insieme contano 39.844 abitanti secondo il dato del 2015, quindi se si dovessero fondere che questi comuni diventerebbero la seconda città dopo Lecce in provincia. La popolazione di questi comuni è importante vederla, perché la popolazione non cresce, tipicamente non cresce. Abbiamo una popolazione decrescente un po' dovunque, con leggeri incrementi soltanto a Corigliano e a Melpignano tra alti e bassi, dovuti, poi sono cercato anche di capire, dovuti probabilmente all'accoglienza di pochi immigrati probabilmente, però la tendenza generale è alla decrescita della popolazione. Questo è importante perché poi possiamo dire: ma che cosa ci importa? Invece il buon Malthus ci ha insegnato già nell'Ottocento che crescita economica e popolazione vanno di pari passo. Ora, per capire meglio le dinamiche della popolazione in questo contesto, questi grafici ci dicono che in alto abbiamo il numero di famiglie nella Grecia Salentina, quindi con una popolazione tendenzialmente decrescente. Noi possiamo notare invece che le famiglie, nel primo grafico, il numero di famiglie tende ad aumentare. E allora come mai la popolazione decresce? Decresce perché il secondo grafico ci mostra che questo dipende dal tasso di natalità, le famiglie fanno sempre meno figli, e quindi qui l'importanza
l'importanza anche delle politiche sociali a sostegno della famiglia, eccetera. L'ultimo grafico ci dice tuttavia qual è l'elemento in controtendenza, ed è quello dei flussi migratori. La caduta della popolazione sarebbe molto più forte in assenza di questi flussi migratori nella Grecia. È una comunità che invecchia con popolazione decrescente. È anche interessante vedere come nell'arco di 10 anni la popolazione immigrata sia costantemente aumentata, arrivata al 2% della popolazione. È un dato al di sotto del dato medio nazionale, ma ci fa capire come nel giro di pochi anni, con questo trend, la struttura della popolazione cambierà notevolmente. E questo è importante capirlo perché le politiche poi sociali di welfare dipendono anche dalla struttura della popolazione. No? Io ho scelto soltanto alcune tabelle per fare alcuni ragionamenti. Questa qui della viabilità, per esempio, è una tabella che trovo interessante per un motivo che vi dirò adesso. Se guardiamo questa tabella, mette in rosso nei vari comuni ci sono i chilometri di indicati chilometri di strade interne ai comuni, ok? In blu troviamo i chilometri di strade esterne. Questo ci dà un po', ci fa capire un po' qual è la struttura della Grecia, perché rispetto all'altra Unione non abbiamo questo tipo di struttura. Ora, a me piace molto questo grafico perché in rosso noi abbiamo diciamo quelle strade su cui i consigli comunali tendono ad investire in qualche modo di più, perché sulle strade urbane non ci sono esternalità, invece sulle strade blu, quelle extraurbane, ci sono forti esternalità, e in presenza di forti esternalità i comuni tendono a sottoinvestire. Ok? Ci sarebbe bisogno di un potenziamento delle strade extraurbane, ma questo non avviene perché a prendere le decisioni sono i comuni singolarmente. Cioè, per fare un esempio ancora più concreto, proprio ieri sera mi divertivo andando su Google a vedere un po' la mappa delle strade extraurbane della Grecia salentina. Ci sono tantissime, centinaia e centinaia di strade che partono da un comune e muoiono in mezzo alla campagna, ok? In caso di fusione state certi che quelle strade arriverebbero al comune successivo. Questo è un esempio di internalizzazione dell'esternalità, ok? La spesa, ma anche non è solo una questione di spesa, è anche una questione di cosa fare. Perché se devo spendere, il punto qual è qui? Che se io investo sulla strada urbana, ovviamente è un vincolo di bilancio, questo è ovvio, però se spendo di più sulla strada urbana, spendo sui cittadini che voteranno in quel comune, ma se spendo su una strada extraurbana che viene utilizzata in parte dai miei cittadini e per la restante parte dai cittadini degli altri comuni, non sto facendo da un punto di vista del calcolo elettorale un buon investimento, ok? Ecco perché centralizzando con la fusione, lo si potrebbe fare nell'Unione, però non lo si fa, centralizzando con una fusione, questo tipo di problemi, questo è solo un esempio, verrebbe risolto internalizzando interamente queste esternalità. Lo dico adesso piuttosto che dirlo prima, così magari anticipiamo, no, forse è meglio prima, perché devo chiarire alcuni concetti, cioè che forma dare a questa eventuale fusione. Quindi teniamo in mente questo grafico, lo riprendiamo successivamente. Cos'è questo? L'unione dei comuni della Grecia salentina. Ah, ok, si tratta di un'unione finalizzata al finanziamento. Qui devo spendere un attimino due parole su che cosa abbiamo fatto. Quando ci siamo posti il problema di valutare lo status quo, cioè la gestione, la governance attuale, all'interno dell'Unione dei Comuni della Grecia salentina, ci siamo posti il problema: ma come facciamo a valutare la performance di questi comuni all'interno della loro Unione? Beh, per poterla valutare avevamo bisogno di un termine di paragone. Bene, abbiamo fatto una cosa, ho avuto un'idea, siccome i nostri studenti
fanno anche dei tirocini nelle amministrazioni pubbliche piuttosto che nelle imprese, ad alcuni di questi molto bravi, quindi vedo qualcuno, ad alcuni di questi ho detto: beh, perché non vi fermate a fare un tirocinio con me all'università? O questi studenti hanno messo insieme i dati di tutte le unioni italiane, e non è stato facile perché non c'era un dato ufficiale della numerosità dell'unione, eccetera. Abbiamo messo insieme i dati di bilancio e delle caratteristiche disponibili di tutte le unioni italiane e abbiamo fatto uno studio su tutte le unioni italiane, pubblicato tra l'altro, e in cui è citato anche il CUIS, una rivista scientifica, nel 2016. Ora, fatto questo studio, noi potevamo paragonare l'unione dei comuni della Grecia, piuttosto che un'altra unione, rispetto a quello, al dato nazionale. Okay? Che cosa viene fuori? Viene fuori che le unioni dei comuni a livello nazionale possono essere di diversi tipi, possono essere unioni di coordinamento, unioni di funzionamento, cioè possono essere unioni che sono gestite per mettere insieme le loro funzioni per raggiungere economie di scala e di scopo, oppure possono essere unioni semplicemente di coordinamento. Nel caso della Grecia Salentina non abbiamo né l'uno né l'altro caso. La Grecia Salentina, questo è un tipico delle unioni salentine, e la Grecia Salentina è una unione che noi abbiamo chiamato, come tipologia di questo tipo di unioni, finalizzata al finanziamento. Si attiva soltanto se si riesce ad attrarre qualche finanziamento dall'esterno. Quindi la funzione fondamentale dell'unione è stata fino ad oggi questa. Cos'altro? Tuttavia, ecco, bisogna menzionare però che la Grecia Salentina ha una particolarità, perché ha ottenuto dei grossi risultati per quanto riguarda un aspetto particolare, che è quello del Festival della Taranta, no? Su cui abbiamo notato. Sui primi anni ti posso dire che nel 2013 avete avuto circa 7 milioni di euro. Sì, vabbè. Sono arrivati i finanziamenti, perché forse l'ho segnato anche qui. Nel 2013, con i finanziamenti invece che avete, sì, non ci sono finanziamenti attratti tutti gli anni, su questo ti do ragione, però a un certo punto arrivano. Ah beh, sì, certo. Oh, no, su questo punto. Ah, su questo punto sì. Sì. Voi avete questa grande fortuna, avete questo aspetto culturale che vi accomuna tutti quanti, che accomuna questi. Quindi il campanilismo, diciamo, è molto ridotto qui nella Grecia piuttosto che in altre parti del Salento, per esempio. Ecco, per concludere, nel 2013, per esempio, la Grecia ha avuto dei grossissimi finanziamenti, 7 milioni di euro, superando la media delle entrate, diciamo, di tutte le unioni di tutto il Mezzogiorno, no? E perché non a livello nazionale? E volevo un attimino dire questa cosa brevemente, perché noi osserviamo sempre le entrate dei comuni, delle unioni dei comuni nel Mezzogiorno, sono sempre inferiori alle medie nazionali, nonostante la Grecia abbia avuto tutti quei soldi nel 2013, grazie all'azione dei suoi amministratori evidentemente. Le entrate sono state comunque anche all'apice inferiori alle medie nazionali, e questo è un dato che non emerge mai a livello governativo. Il problema qual è? Per equazioni. In Italia, noi siamo nel sud e dobbiamo dirlo ad alta voce, in Italia non si fa abbastanza per equazione. Okay? Io lo vedo quando studio queste cose qui. L'unione quindi non è usata per gestire in forma congiunta le funzioni comunali. E questo è il problema. Allo scopo di realizzare economie di scala e di scopo, al fine quindi di ridurre i costi di gestione e offrire servizi più qualificati. Oltretutto, all'interno dell'unione ci sono una serie di comuni che hanno una popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, qualche comune ha una popolazione
al di sopra, alcuni appena al di sopra dei 5.000 abitanti. Se vediamo, ritorniamo a quelle dinamiche della popolazione, vediamo che tra alti e bassi, i comuni che sono al di sopra dei 5.000 abitanti, tranne Martano, che è sui 9.000, eccetera, gli altri comuni sono sopra i 5.000, tipo Corigliano e un altro, in presenza di uno shock negativo della popolazione potrebbero scendere sotto i 5.000 e quindi incorrere in quegli obblighi di legge che conosciamo. E qui le politiche sociali per incrementare i tassi di natalità, non far andare via giovani, qui sono importanti queste politiche. E anche che i comuni che sono sotto i 5.000 abitanti, ce n'è uno, mi pare Soleto, adesso dovrei ritornare alle slide di prima, quei comuni che non sono molto sotto i 5.000, anche quelli potrebbero implementare delle politiche per portare questi comuni un po' sopra i 5.000 se si riuscisse a farlo. Naturalmente in caso di fusione questi discorsi non varrebbero più. Okay. Quali sono le ragioni della bassa cooperazione? Cioè perché non si gestiscono queste funzioni in forma associata, nonostante gli obblighi di legge? Noi abbiamo trovato alcune motivazioni che mi sembrano molto forti. Sempre paragonando l'Unione con il contesto nazionale, che cosa viene fuori? Che l'Unione comprende 12 comuni. Sapete qual è la numerosità media di comuni che fanno parte di un'Unione a livello nazionale? È di 5,7, cioè circa la metà. Non è una cosa banale, perché una cosa è mettere d'accordo 6 teste, una cosa è mettere d'accordo 12. Il problema è riuscire a mettersi d'accordo in maniera efficace, perché 12 sindaci sono tutti sullo stesso piano, sullo stesso livello. Chi prevale in una decisione? E questo è il problema, un problema di meccanismo decisionale, perché le unioni potrebbero funzionare meglio se il meccanismo decisionale fosse strutturato in maniera diversa. In questo caso potremmo anche dire, forse potenziamo le unioni piuttosto che pensare alle fusioni. Ora, un altro dato, anche questo ancora più forte, la popolazione dell'Unione in totale conta circa 57.500 abitanti. Sapete qual è la popolazione media dell'Unione in Italia? 3.868 abitanti. Cioè qui abbiamo uno strumento che non è assolutamente adeguato. Cioè l'Unione di fatto è utilizzata da comuni molto piccoli. Noi abbiamo qui nella Grecia una popolazione troppo ampia per gestire all'interno dell'Unione le funzioni fondamentali dei comuni. Questa è la media. La mediana è ancora più bassa. La mediana è su meno di 3.000 abitanti, 2.000 qualcosa, non ricordo bene. Cioè la mediana più bassa di 3.000 significa che più della metà delle unioni dei comuni ha in totale meno di 3.000 abitanti. Voi state gestendo, avete alcuni hanno l'obbligo, altri l'opportunità, la necessità di gestire in forma congiunta le funzioni di una popolazione di 57.500 abitanti. È come andare in autostrada in bicicletta, insomma. Questo è il problema. Quindi abbiamo una popolazione abnorme per questo strumento e quindi abbiamo necessità di superare il problema della frammentazione, ecco, che abbiamo presente nella provincia. Questi concetti, uniti al quadro generale che ha fatto prima il presidente della provincia, di una provincia depotenziata, perché io sono convinto che tutti i discorsi sulla semplificazione delle province, la riduzione delle province e l'abolizione possono andare bene in alcuni territori, non vanno bene in altri. In provincia di Lecce la provincia serve, secondo me. Questa è la mia opinione. Perché? Perché abbiamo 97 comuni, abbiamo un'estrema frammentazione amministrativa, quindi la provincia serve e dovrebbe fare più di quello che fa oggi, c'è un'azione di coordinamento dei comuni. Oggi la provincia adesso si trova in un momento un po' particolare, evidentemente bisogna rimettere mano, come diceva prima anche il Presidente, alla,
alla struttura, alla governance degli enti locali. Mi aspetto nuovi provvedimenti in futuro, probabilmente dopo le elezioni a questo punto. Ma. Risparmi teorici. Ok, anche questo sui risparmi teorici è un argomento interessante. Come abbiamo approcciato questo problema? C'è uno studio del Ministero dell'Interno, compiuto da Pacella e altri ricercatori, che hanno calcolato su base nazionale la curva della spesa dei comuni. E quello che è venuto fuori, in funzione della dimensione dei comuni, quello che è venuto fuori è che la spesa dei comuni ha una forma, questa curva di spesa ha una forma a U, con una U molto appiattita, cioè con una U pressoché piatta, diciamo che dopo i 10.000 abitanti, tra i 10.000 e i 50.000 abitanti. Questo significa che noi possiamo aumentare la dimensione di queste, la dimensione amministrativa di queste comunità fino a 50.000, ma anche in realtà fino a 60.000 abitanti. Non abbiamo incrementi di spesa, ma anzi abbiamo una riduzione attesa della spesa pro capite di questi comuni. C'è un leggero incremento di spesa dopo i 20.000 abitanti, in realtà però questo è dovuto anche al fatto che città più grandi hanno più competenze, quindi più servizi, la possibilità di offrire più servizi e più beni ai propri cittadini. Sì, prego. Acquari che Presicce hanno, ma anche i comuni qui, cioè più piccoli sono i comuni, più vantaggiosa è la fusione. Ok? Cioè per i comuni di Acquari che Presicce il vantaggio della fusione non viene tanto dai trasferimenti, come si diceva prima, che pur contano, ma viene proprio dalla possibilità di operare economie di scala. Per Martignano, per Melpignano, per gli altri comuni della Grecia, il vantaggio di fondersi è notevole, perché vi ho messo subito dopo, la vedo adesso. Cioè il risparmio sia quando i comuni che si fondono hanno complessivamente, diciamo, tra i 10.001 per fare e i 50, o quando singolarmente, no, insieme. Perché a quali che presicce arrivano appena a tempo, diciamo. Sì, arrivano. No, ma sì, arrivano in 10.000, ma sono nella fase decrescente della spesa, quindi se sono separati sono in alto come spesa pro capite tutti e due, ma mettendosi insieme la spesa pro capite scende. In realtà potrebbero fare meglio, ma non hanno probabilmente nessun altro con cui eventualmente fondersi, però sicuramente hanno dei vantaggi in termini di spesa pro capite, perché aumentano la scala. Ecco, poi vi ho proposto qui un altro grafico sull'analisi dei bilanci condotta. Vi propongo solo un grafico 2, credo. Mi sembra particolarmente interessante questo qui, relativo alla spesa corrente, ma potevo anche mettere su quello sulla spesa in conto capitale. Come vedete, la spesa corrente se ne va tutta in due voci. La F1 e la F9, cioè se ne va in due funzioni, che sono la F1, le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, e la funzione F9, funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Ora, gli amministratori siete voi, io studio i dati, eccetera. A me sembra ovvio che queste sono le funzioni che più di tutte soffrono la mancanza di economia di scala. Ok? Aumentando la dimensione dei comuni, le spese correnti nella F1 e nella F9 in qualche modo si abbassano e possono essere redistribuite sulle altre funzioni. Quali sono le altre funzioni? Beh, ci sono alcune funzioni che, a causa evidentemente di vincoli di bilancio, ma a causa della scala ridotta che abbiamo su quelle funzioni lì, ricevono pochi finanziamenti. Per esempio, negli anni considerati qui, le funzioni che ho segnato in rosso ricevono pochissima spesa corrente, ma anche in conto capitale più o meno simile al discorso. E stiamo parlando delle funzioni relative ai servizi produttivi, le funzioni del campo dello sviluppo economico, cioè stiamo parlando di spesa che mira a creare sviluppo, mira ad attrarre aziende. Ok?
così come le funzioni del campo turistico, ritornerò a parlarne, e le funzioni del settore sportivo e ricreativo, okay, sono molto sottodimensionate. Indice di autonomia finanziaria, ecco, i sindaci qui mi ringrazieranno per questa, per aver messo su questa slide. Che cosa ci dice questo indicatore? Lo ritengo particolarmente rilevante non tanto per gli addetti ai lavori che già sanno qual è la struttura della finanza pubblica locale, questa slide ce lo fa capire abbastanza bene. L'indice di autonomia finanziaria rappresenta grossomodo il rapporto tra le entrate proprie dei comuni derivanti da tributi e quant'altro e tasse e le entrate da trasferimenti. Cosa sono i trasferimenti? Sono i trasferimenti che vengono dall'alto, tipicamente dallo Stato centrale o dalle regioni. Diciamo che gli amministratori comunali preferiscono i trasferimenti perché per loro significa non tasse, però sempre tasse sono. Sì, anche sì, certo. Ora, cosa ha cambiato? Nel 2010, ne parlavano prima alcuni relatori prima, fino al 2010 abbiamo avuto dei trasferimenti ai comuni molto ampi, okay? E le tasse comunali erano basse, eccetera. Dal 2011 in poi, nel giro di un anno, abbiamo avuto la caduta verticale dei trasferimenti e la sostituzione dei trasferimenti con le entrate proprie, quindi tasse, diceva prima Luigino, in qualche forma. Che cosa cambia? Per il cittadino apparentemente niente, perché tanto o le paghi per il governo centrale o per il governo locale sempre si pagano, però per l'amministratore non è la stessa cosa, perché è quello che spende ma non è quello che ti tassa. Però in realtà qui c'è la fregatura, perché se il 95% circa di questi comuni sono finanziati con entrate proprie e questi comuni hanno delle capacità fiscali al di sotto della media nazionale, ritorno sul problema della perequazione, qui questa tabella da sola ci dice che perequazione non ce n'è quasi per niente. E da qui problemi che vedremo anche in un'altra slide. Importante anche capire che il contributo, ne ha parlato prima Luigino, si calcola sui trasferimenti del 2010. Ne parlo qui, vabbè, non ne parlo perché ne ha parlato Luigino, si tratta di 20 milioni di euro di contributo statale, che per i cittadini significa 20 milioni di tasse in meno, oppure 20 milioni di investimenti più, in misto tra i due, fate voi, in 10 anni, sì, in 10 anni 2 milioni all'anno, eccetera, sì, senza i contributi regionali, anche se secondo me l'incentivo più forte alla fusione non è questo, non sono questi, l'incentivo più forte alla fusione, secondo me, sapete qual è, a parte le questioni sui rendimenti di scala, eccetera, le esternalità, è la possibilità, ecco, ne parlava prima Luigino, per 5 anni è possibile spendere al di fuori del patto di stabilità, eccetera, la possibilità di attrarre imprese da fuori è molto elevata. Le città che si fondono riescono ad attrarre nel giro di pochi anni imprese addirittura dall'estero, perché le regole sul patto di stabilità sono delle regole europee a cui sono sottoposti tutti i comuni europei. Ma quando un comune si fonde non è più soggetto a quelle regole per un bel po' di anni, questo significa che può adottare quelle quei vincoli non ci sono con le fusioni, ce l'hai con l'unione ma non con le fusioni, questo significa che puoi attrarre aziende molto sensibili a questi aspetti, okay? E questo accade veramente. Ah, bene bene. Ma è stato un piacere, grazie Presidente per esserci. Ora, prima di concludo con due concetti, i flussi migratori, costi e fabbisogni standard e poi un ragionamento su quale forma dovrebbe avere la fusione, se si opta per la fusione. E che cosa dovrebbe fare eventualmente l'Unione se non si dovesse optare per la fusione. Okay? Flussi turistici, ho voluto mettere su questa slide perché mi sembra particolarmente significativa. La Grecia si trova
in mezzo a un'area a forte densità turistica, okay, con un forte impatto turistico, che sono fondamentalmente il territorio di Otranto e di Melendugno, a pochi minuti da qui. Solo nel 2013 abbiamo avuto tra a Otranto e Melendugno delle presenze turistiche pari a oltre 1 milione, ok, in un anno. Ora, sapete quanta parte di questa torta è stata attratta dalla Grecia salentina? 24.764 presenze, che rispetto a 1.099.000 fanno nulla. Eppure fate il Festival della Taranta. Cioè, il Festival della Taranta ha creato un indotto, sì, ma per Otranto, per Melendugno. Voi dovete fare in modo che queste presenze, una parte di queste presenze, vengano qui. Cioè, quello che a voi interessa è che questi flussi turistici vengano a pernottare nella Grecia. Ora, per fare questo, occorrerebbero delle politiche per i flussi turistici ad hoc, ok? Occorrerebbero delle politiche ad hoc. So che sei particolarmente sensibile. No, più che altro perché solo è il problema, perché i migranti sono chiaramente molto legati alla realtà, nel senso che noi siamo passati... Sì, questi sono quelli che si vedono, sì, sono d'accordo. Sì, questo è vero. Sì, però questi sono veri, nel senso che la torta è più grande, quello è, la torta è più grande di questo. Sì. Questo, ecco, vedete, il ruolo dei comuni qui. Sì, sì, lo conosco benissimo. Ci sono dei comuni, Melissano, che ha presenze zero. A 2 minuti da Gallipoli, 5 minuti da Gallipoli, zero, no? Non è possibile. Però è chiaro che un comune che mette una piccola tassa di soggiorno, no? E guadagna 1 milione di euro, a questo aspetto qui è molto sensibile. Ok? È chiaro che recuperare tutto questo sommerso significa per un comune, probabilmente quel milione, non so quant'è, nel senso, non ho idea di quanto sia il sommerso, sarà 2 milioni, 3 milioni? Sono 2-3 milioni di euro di entrata, ma per il comune di Otranto e Melendugno, però. Cioè, il dato non è però sociale al sommerso, eh. C'è anche il sommerso lì, vabbè, comunque. Sì, no, beh, ovviamente. Cioè, vabbè, sì, possiamo discutere. Il concetto è che questa è una torta certa su cui i comuni possono mettere mano. E la torta è ancora più ampia di questo, va bene, siamo d'accordo su questo. Che succede qui? Che le politiche per attrarre flussi turistici evidentemente non state riuscendo a farle nell'Unione, quindi adesso che magari ho posto il problema cercate di inventarvi qualche cosa. Il problema è però la frammentazione amministrativa, perché questi flussi turistici così frammentati sono poco significativi per i comuni, no? Per implementare delle politiche di attrazione dei flussi turistici bisogna spendere qualcosina. Questa qualcosina la ricavi da una piccola tassa di soggiorno, come hanno tutti i comuni. Finché hai 296, no? Piuttosto che 1000 presenze, che cosa ci vuoi ricavare? 1000-2000 euro? Non fai nulla, siamo troppo frammentati. Invece, o si inventa qualcosa all'interno dell'Unione, oppure sicuramente una città fusa creerebbe accanto al marchio Notte della Taranta il marchio Grecia Salentina come marchio turistico per attrarre pernottamenti, che poi sono quelli che vi interessano. Per esempio, con una politica per i flussi turistici, okay? Una piccola politica che semplicemente raddoppiasse le presenze attuali, una piccola tassa di 2 euro di soggiorno, come hanno tutti i comuni, la città fusa avrebbe 100.000 euro all'anno. Okay? Se lo fa un singolo comune con poche migliaia di euro all'anno non ci fai nulla. Insieme invece si può impostare una questione, potete vendere anche la vostra immagine, il vostro prodotto culturale come prodotto turistico e non legato soltanto alla Notte della Taranta, ma usare la Notte della Taranta per creare un indotto che adesso c'è, ma a favore dei vostri confinanti. Okay?
Bene, cosa fa bisogni standard? Mappa di posizionamento dei comuni. Anche qui cercherò di essere breve, anche se il discorso sarebbe molto lungo e complesso. Qui stiamo parlando un po' del calcolo dei costi e fabbisogni standard fatto da SOSE. Che cosa fa SOSE? SOSE calcola i costi e fabbisogni standard di tutti i comuni italiani. Vi tralascio la metodologia, eccetera, però è importante capire un attimino questo grafico, perché i vari comuni vanno a posizionarsi, secondo questi calcoli fatti da SOSE, in uno di quei quattro quadranti. Vediamo un attimino brevemente, nel quadrante in alto a sinistra, quello verde, si posizionano i comuni virtuosi, che sono i comuni che hanno un'erogazione di servizi superiore allo standard e una spesa storica inferiore allo standard, cioè sono comunque i comuni virtuosi, sono sostanzialmente comuni che riescono a fare molto spendendo poco, ok? Poi ci sono a destra, quello nel quadrante giallo, i comuni cosiddetti sopra livello, sono i comuni che hanno un'erogazione di servizi superiore allo standard, fanno molto, però spendono molto anche, ok? Poi abbiamo a sinistra il quadrante sotto livello, il quadrante 3, rappresentato da quei comuni che hanno una spesa storica inferiore allo standard, quindi spendono poco, però fanno anche poco, sono chiamati sotto livello. E poi a destra in rosso abbiamo i comuni totalmente non virtuosi, sono i comuni che fanno poco e spendono molto. Ok, ci sono anche quelli. Questa è una grande innovazione introdotta da SOSE. Qual è la situazione dei comuni? Questa è una che vi riporto qui, è una tabella basata sui dati disponibili al momento in cui abbiamo fatto questi calcoli. Questi sono i calcoli di SOSE, di quella tabella, e sono dei calcoli basati sui dati del 2010. In realtà ci sono sono usciti i dati nuovi fino al 2013, ma sono usciti a ottobre o novembre, quando noi ormai eravamo andati in stampa. Adesso ve la spiego un attimino. Devo dire che i dati nuovi, anche se non sono molto diversi, diciamo che vedono una situazione migliore per i vari comuni, non per tutti, ma per i vari comuni. O vuoi perché alcune funzioni sono migliorate, oppure c'è stato un miglioramento generale. Ma in ogni caso non è il calcolo così aritmetico che mi interessa qui, ciò che mi interessa è il ragionamento che voglio fare a breve. Ora, ecco giù, ho scritto brevemente cosa succede. Zollino nel 2013 risultava un comune virtuoso, cioè sindaco di Zollino. Bene. Ma non era sindaco nel 2010, questa è quella situazione che hai ereditato. Era vice, va bene, ok, perfetto. Complimenti. L'unico comune che è riuscito ad avere, che cosa? Dove Zollino? Giù in basso, è riuscito ad avere una spesa inferiore del 3,15% rispetto alla spesa standard e un più 10,82% di punteggio nella fornitura di beni e servizi ai propri cittadini. Quindi complimenti. Questo è un comune che ha speso meno facendo più di quanto fanno, non in media, ma rispetto al concetto di standard, di fabbisogno standard, che è un concetto diverso. Melpignano nel 2010 non era messo male, un comune sopra livello, cioè un comune che faceva, diciamo, di più rispetto al fabbisogno, però aveva dei costi piuttosto elevati, quindi spendeva anche di più. Tutti gli altri comuni nel 2010 non erano, per fortuna non erano non virtuosi, però erano comuni sotto livello, cioè comuni che fornivano una quantità di beni e servizi inferiore ai fabbisogni standard, fortunatamente però l'hanno saputo fare spendendo anche poco. Okay? Quindi c'è un virtuosismo dal lato della spesa, però ci sono delle carenze dal lato della fornitura di beni e servizi. Quindi come venire fuori da questa situazione? Forse parlare di fusioni significa anche parlare, ma ok, possiamo venirne fuori in qualche modo? Cosa succede in caso di fusione?
Ci siamo posti questa domanda, abbiamo fatto dei calcoli che vedremo nella prossima tabella. Questi calcoli vanno un attimino argomentati. Quindi qui il collega Di Cintio ha calcolato, in base a importanti temi, in base a complicati metodi econometrici, i costi e i fabbisogni standard del comune fuso, ok? E questo ci ha permesso di paragonare la situazione dell'eventuale comune fuso rispetto alla situazione attuale. I calcoli fatti però sono fatti considerando alcune ipotesi semplificative. Intanto la prima ipotesi è quella della fusione brutale, cioè quella che a me non piace, che non vi consiglio, cioè la fusione dove si centralizza tutto e si cancellano i municipi. Non fatela così, ok? Vedremo anche che non è consigliabile dal punto di vista dei dati che vengono fuori. Questi calcoli sono fatti anche neutralizzando l'effetto dell'esternalità, quindi non considerando l'internalizzazione dell'esternalità, e sono fatti anche senza considerare le economie di scala, va bene. Cioè, che significa questo? Le fusioni si fanno in realtà per le economie di scala e per internalizzare le esternalità, ok? Ma noi vogliamo capire cosa succede se facciamo la fusione al netto di questi vantaggi. Quindi i dati reali sono migliori di quelli che vedremo. Ve li mostro così perché questi dati ci permettono di fare alcune considerazioni sulla struttura da dare all'eventuale fusione. Come vedete, nel caso del comune unico, nel caso di fusione del comune unico, abbiamo un certo miglioramento in alcune funzioni di spesa. Rispetto al grafico precedente, qui ho riportato i dati suddivisi per funzioni, per cui avrei dovuto darvi un'altra tabella, ma in ogni caso ci sono dei miglioramenti, per cui il comune fuso diventerebbe virtuoso per esempio nel campo del sociale, piuttosto che per gli asili nido. Questi miglioramenti però non sono su tutte le funzioni, sono soltanto su alcune funzioni. Su altre funzioni invece non è detto che il comune fuso sia virtuoso, come nel caso della gestione dei rifiuti e come nel caso della viabilità o dell'ufficio, piuttosto che dell'ufficio tecnico, eccetera. Quindi che cosa ci dicono questi dati? Ci dicono, ecco Lugino, questo è importante perché ho ascoltato anche, dobbiamo capire una cosa. La questione che ci pongono i sindaci contrari alla fusione della identità amministrativa dei consigli comunali non è solo una questione di campanilismo, ma è anche una questione di sostanza. La fusione deve e può avvenire preservando l'identità amministrativa dei municipi. E questo ho visto che c'è nella proposta di legge cui hai partecipato anche tu. Questo è fondamentale perché da un lato risolviamo il problema dei campanilismi, dall'altro però ci creiamo una struttura a due livelli che ci permette di centralizzare lì dove possiamo diventare virtuosi e far rimanere ai municipi quelle questioni che centralizzando non ci fanno guadagnare nulla. Ok? Quindi che cosa centralizzi? Centralizzi tutti i rapporti con l'esterno, tutti i rapporti col mondo dell'industria, dell'impresa, del turismo. Mi centralizzi i rapporti con la provincia, con la regione, con i governi, con il governo centrale, con l'Europa. Mi centralizzi quelle funzioni che ti servono per guadagnare potere contrattuale sul territorio, piuttosto che potere economico. Okay? Mi centralizzi quelle funzioni su cui puoi internalizzare l'economia di scala, mi centralizzi lì dove puoi avere economia di scopo e lì dove puoi avere l'internalizzazione dell'esternalità. Sui rifiuti, per esempio, facciamo un esempio, per esempio il caso, vi ricordate il grafico sulla viabilità? Okay? Lì, che cosa, adesso l'avevo capito da soli, che cosa mi conviene centralizzare? Abbiamo detto che c'è una viabilità,
una viabilità, quella in rosso fatta dalle strade urbane dentro i comuni, quella in blu. Le strade esterne me le dai al comune fuso, ok? Al municipio unico, che mi decide, che mi deciderà evidentemente che se mi fai una strada che parte da Martignano e arriva a un comune, cioè quella strada non muore in mezzo alle campagne, ma mi arriva al comune limitrofo, ok? La gestione della viabilità interna la lascia ai municipi, no? Per esempio, i rifiuti sono importanti. Sono importanti perché io li sto studiando a prescindere da questo argomento, e più li approfondisco più capisco che stiamo messi male per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Non siamo molto, questa è una questione che riguarda i comuni, ma le ATO non stanno performando bene in Puglia, okay? Abbiamo dei costi troppo elevati e non c'è nessun motivo per cui lo stesso sacchetto di rifiuto, lo smaltimento di questo sacchetto debba costare di più a un cittadino di Martignano piuttosto che a un cittadino di Verona. Dite in voi un motivo perché ci deve essere una enorme differenza nei costi di smaltimento di questo sacchetto di rifiuto. Non è una questione di nord-sud, non è una questione di differenziale nei redditi nord-sud, evidentemente c'è qualcosa nell'organizzazione che sta venendo meno, su cui i vari livelli di governo dovrebbero mettere mano. Però si faceva, in realtà, no, come dici tu, costava molto di meno, però si rigettava tutto nell'ambiente, con lo stesso servizio. Da me è triplicato. Io dal 2002 faccio la propria differenziata con lo stesso numero di Non so, su questo sono d'accordo, sì, è vero. Come mai facciamo la differenziata e le tasse aumentano e il costo aumenta? E questo è quello che dicevo prima. C'è un problema qui, di cui si parla poco, però su cui qualcuno farebbe bene a mettere mano. Io le mie idee ce l'ho, non me ne parlo, però è chiaro che la gestione del rifiuto è legata a due aspetti fondamentali. Un aspetto riguarda la raccolta, ok? La raccolta porta a porta, e quella è bene lasciarla ai municipi, ecco a che servono i municipi. Cioè la raccolta porta a porta la fai con i municipi. La gestione dello smaltimento invece è importante farla in economia, cioè bisogna avere delle economie di scala, degli impianti molto grandi in grado di fare smaltimento per delle aree abbastanza vaste, okay? I singoli comuni sono troppo piccoli per ottimizzare il costo. Ora il discorso qui sarebbe molto più complesso perché tutto viene deciso all'interno del lato, dove sembra che i sindaci contano o non contano, qui il discorso è molto più complesso, però è chiaro che una comunità amministrata da un unico sindaco sarebbe in grado di, anche all'interno del lato, di battere i pugni meglio e di pretendere che se io mi faccio la differenziata non devo vedere il costo aumentare, no? Va bene, io vi ringrazio e vi auguro buona fortuna. Allora, grazie professore, grazie Luigino, Ivan, grazie e vi auguro una buona serata a tutti.